Con la mente ancora rivolta agli sfortunati spareggi di Bologna, si è svolta la 21ª edizione del premio del migliore biancazzurro nei locali della Piadineria La Romagnola di Montesilvano, alla presenza dei suoi titolari Angelo e Nada, dei promotori dell'evento Guerino di Felice e Manuel Fieni, della stampa sportiva e dei diretti interessati. L'evento è stato promosso in collaborazione con il centro acustico Maico e l'immobiliare Lamante di Pescara. Nell'albo d'oro del premio, ideato dall'azienda distribuzione bevande Fienis e dal periodico Cronache Abruzzesi, diretto dal compianto Claudio Sghettini, scrive così il suo nome l'attaccante Federico Melchiorri, che ha ricevuto 100 bottiglie di vino San Raffaele e 100 di Landbier, mentre il premio della critica, con 30 bottiglie di vino e di birra, sono andate all'estroso laterale Matteo Politano. Riconoscimenti meritati anche per la stampa e la società, presente con il direttore generale Giorgio Repetto e con il presidente Daniele Sebastiani. Daniele Sebastiani, un momento celebrativo per un giocatore che ha dato tanto per l'intera stagione, mi riferisco a Federico Melchiorri, anche se si poteva festeggiare in ben altra maniera. Assolutamente sì, era l'aspettativa di tutti quanti noi, perché siamo arrivati a questa finale consapevoli della nostra forza, del fatto che eravamo superiori al Bologna. L'abbiamo dimostrato in campo, purtroppo ci vuole anche un pizzico di buona sorte che nella partita di ritorno non c'è stato, perché abbiamo preso due legni, abbiamo sbagliato due gol che solitamente non si sbagliano così facilmente. È una partita dominata, tutti quanti ci hanno riconosciuto il grande merito, abbiamo avuto anche attestazioni di stima da tutti, però purtroppo in Serie A ci vanno loro. Dall'ara di Bologna al 90esimo, a chi è andato il primo pensiero? Ma il primo pensiero è andato a tutti quanti quei pescaresi che hanno sofferto insieme a noi per questa mancata promozione che onestamente meritavamo. È chiaro che la delusione in quel momento era talmente tanta che tanti pensieri ti passano in maniera veloce nella mente, però ecco, la maggior parte del pensiero è stato sulla delusione che abbiamo tutti quanti patito noi pescaresi. Risultato finale a parte, è stato un successo per il sodalizio che lei presiede, perché nel corso dell'anno ha ricevuto diverse critiche, però poi alla luce del calcio giocato si è vista una squadra all'altezza della situazione, una squadra che meritava il ritorno nella massima serie. Lei ha qualche rammarico? Ma no, rammarico no, perché con il senno di poi è troppo facile parlare o dire cose che durante l'anno hai avuto modo di affrontare in maniera diversa, quindi rammarico no, certo oggi alla luce di questa delusione puoi pensare tante cose, però poi le critiche ci stanno, così come ci stanno, sappiamo che il calcio funziona così, è un po' una questione culturale che deve cambiare nel mondo del calcio, ci vorrebbe un po' più di coerenza e forse probabilmente le cose arriverebbero, i risultati arriverebbero anche prima. Purtroppo qui si passa da un eccesso all'altro nell'arco di una settimana, ma anzi nell'arco della stessa partita si passa dal fischiare o dire parolacce a un giocatore, poi magari dopo due minuti questo fa gol e tutti quanti ci sentiamo uniti con questo giocatore. Ci vorrebbe un po' di coerenza, però questo è il calcio in Italia e sappiamo che è così, così come ci prendiamo le critiche, poi ci prendiamo gli applausi. Ieri sera c'è stata una bella cornice di pubblico intorno a questa squadra che ha salutato i tifosi a Piazza Salotto, mi ha fatto molto piacere, perché poi si vive di questo, cioè di entusiasmo. Ho detto appunto ad alcuni tifosi, soprattutto a quelli più vicini a noi, ho detto guardate che per noi è importante la presenza vostra, è importante l'unità di intenti, perché nessuno di noi lavora per il male del Pescara, quindi in questi anni penso che di aver dimostrato insieme ai miei soci che abbiamo fatto delle cose straordinarie. In sei anni io penso che nessuna compagine societaria abbia fatto quello che ha fatto questa qui, e quindi io sono orgoglioso sia di essere presidente di questa squadra, del mio gruppo di soci e di lavoro, e quindi per me va bene così, andiamo avanti, guardiamo il futuro con ottimismo. Ma se potesse tornare indietro, rifarebbe tutte le scelte che ha fatto o magari esonerebbe Baroni qualche giornata prima? Ma no, io adesso non sono abituato a buttare
a sputare nel piatto dove si mangia. Per me il grande merito di questa finale di stagione è anche del mister precedente, perché una squadra che arriva in quelle condizioni ottimali vuol dire che il mister ha lavorato bene con il suo staff, quindi non bisogna buttare a mare nulla. Serviva in quel momento, io mi sembra di averlo spiegato anche bene, serviva in quel momento una scossa che io ho notato personalmente nella partita di Varese, perché ero seduto lì in panchina e non ho esitato a prendere questa decisione perché secondo me era quella giusta. Ora probabilmente, magari, se questa decisione l'avessimo presa 10 partite prima, probabilmente questo clima non si sarebbe creato e magari non arrivavamo qui, o magari vincevamo addirittura il campionato. Queste sono cose che sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Abbiamo fatto qualcosa di importante, siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata la partita alla grande, abbiamo dominato sia l'andata che il ritorno. Purtroppo, ripeto, c'è la componente fortuna che ci vuole nella vita, come sempre. E quindi questa ci è venuta un po' meno in questa occasione. Noi non ci siamo mai abbattuti, quindi guardiamo al futuro con ottimismo, guardiamo al futuro col fatto che questa squadra possa in qualche modo tornare a far sorridere i propri tifosi. Si aspettava così tanto da Massimo Oddo, da questo esordiente? Ma me l'aspettavo, perché ripeto, io l'ho sempre detto, Massimo è un ragazzo con il quale io avevo già parlato 2 anni fa, anche indirettamente, però 2 anni fa lui non ancora aveva le idee chiare su quello che avrebbe voluto fare, se il direttore, l'allenatore. L'altro anno l'ho incontrato proprio per parlarci sul discorso primavera e mi è sembrato subito una persona giusta per quel posto. Non a caso qualche tempo fa, in tempi non sospetti, avevo detto che Massimo per me era come Eusebio Di Francesco, no? Rivedevo in lui Eusebio Di Francesco. Ed è così, perché Massimo è un altro uno di quelli che lavora, è innamorato di questo lavoro, mette in campo tutto quello che ha, e quello è importante per far crescere anche l'autostima dei ragazzi. Adesso non è solo, se no poi diventa quasi che l'allenatore è bravo perché sa solo motivare. Lui è stato bravo in campo e l'ha dimostrato prima nella primavera e in queste ultime 6 partite con la prima squadra. Ma il Pescara da dove ripartirà? Da Massimo Oddo o da Zeman, che lei continua a corteggiare? Ma io di solito corteggio solo mia moglie, quindi difficile che possa corteggiare Zeman. Però noi abbiamo un allenatore giovane, voi sapete che io sono sempre per i giovani e mi piace moltissimo lavorare con i giovani, e quindi mi auguro adesso insieme con i direttori, con gli altri soci del Pescara, di andare avanti così come abbiamo finito. Parleremo in questi giorni con Massimo, spiegheremo i nostri programmi e poi prenderemo una decisione. Non c'è nessuna fretta, perché il campionato è finito ieri per noi. Presidente, allora voltiamo pagina e parliamo di Federico Melchiorri, miglior biancazzurro. Scrive il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione, 21esima edizione, iniziativa promossa dal periodico Cronache Abruzzesi in collaborazione con la Fienis e alcuni marchi storici come la Land Beer e la Tenuta San Raffaele. Un giocatore votato all'unanimità dalla stampa sportiva specializzata, è stato davvero il miglior biancazzurro dell'anno secondo lei? Ah, secondo me è stata la sorpresa per tutti quelli che non lo conoscevano bene, un po' meno per noi, perché l'avevamo cercato già 2 anni fa e siamo riusciti a portarlo a Pescara quest'anno. Per me non era assolutamente una sorpresa, però dire Melchiorri è stato il miglior biancazzurro sarebbe fare un torto agli altri. Io ritengo che questa squadra abbia dimostrato di avere tanti giocatori bravi, ma tanti, veramente tanti, e questo va dato merito al lavoro che è stato fatto in questi 6 anni di nostra permanenza nella società, perché ci sono ragazzi che sono arrivati negli ultimi anni, sono ragazzi che erano arrivati prima, che stanno crescendo. Il settore giovanile nostro è un settore giovanile pieno di ragazzi che avranno una prospettiva importante, e quindi significa, cioè questo è il core business del Pescara, deve essere questo è il lavoro che noi dobbiamo continuare a fare per consentire al Pescara di avere un futuro sempre senza problemi, che oggi è già una cosa molto molto importante. Io l'ho sempre detto, lo ribadisco, noi non siamo né Agnelli né Berlusconi, siamo persone che lavorano tutti i giorni nelle proprie aziende e cerchiamo di portare le nostre conoscenze, le nostre capacità, le nostre professionalità anche nel mondo del calcio. Poi è chiaro che si sbaglia, possiamo sbagliare qualcosa, ma ci mancherebbe, chi è che non sbaglia.
Qualcuno mi diceva che chi non ama e chi non erra più è già sepolto, quindi è naturale che si possano commettere degli errori, però noi lo facciamo in assoluta buona fede e soprattutto amando i nostri colori, perché siamo tutti pescaresi veraci e tutta gente che ha a cuore le sorti di questo Pescara. Non ci dimentichiamo mai che qui è arrivata gente che addirittura voleva allargare l'aeroporto perché non riusciva ad atterrare con l'aereo, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Ma questo non è successo solo a Pescara, sta succedendo quasi in tutta Italia, nelle piazze che non hanno un grande appeal per investitori istituzionali o per stranieri che vogliono investire nel calcio. Quindi io penso che bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Il Pescara oggi ha una buona società, ha un programma stabile nel tempo, non parlo di progetti perché questa è una parola abusata in questo settore del calcio, però abbiamo le idee chiare e su questo da queste cose dobbiamo ripartire e andare avanti. Presidente, in conclusione ne approfittiamo dell'occasione, gli ultimi scandali che vedono dal presidente della Lazio Lotito al presidente del Teramo, ecco, lei che cosa ne pensa? Ha ancora bolle di sapone? Ah, io mi auguro con tutto il cuore che soprattutto per gli amici del Teramo, perché con Luciano Campitelli sono molto amico, mi auguro con tutto il cuore che questa cosa si sgonfi velocemente. Onestamente non posso pensare che una squadra come il Teramo, che ha ammazzato un campionato, che ha giocato sempre molto bene, ha segnato tantissimi gol, abbia bisogno di comprarsi una partita, l'ultima partita col Savona, e poi per... Onestamente non ci credo, non ci voglio credere, perché conosco le persone, conosco Marcello Di Giuseppe, conosco il presidente Campitelli, io sono uno con il quale lui scherza sempre, ci facciamo veramente tanti scherzi durante il giorno proprio per divertirmi, per ridere. Non posso pensare che Luciano possa aver fatto una cosa del genere, anzi non ci credo. Mi auguro che questa cosa finisca velocemente, perché il Teramo ha conquistato sul campo una bellissima promozione, e anche per i tifosi del Teramo sarebbe veramente una cosa molto molto brutta. Non si può passare da un momento di festa così grande alla desolazione, quindi mi auguro che sicuramente la giustizia sportiva interverrà nei tempi giusti e cercherà di chiarire questa posizione, però purtroppo è un'altra mazzata per il calcio in generale, perché anche quest'ultimo scandalo del calcio scommesse che viene da Catanzaro è una cosa brutta, per il movimento del calcio, perché il movimento del calcio vive degli appassionati, vive dei diritti TV, vive della pubblicità. Se la gente non crede più in quello che facciamo, o se la gente peggio pensasse che tutto quello che succede è falso, è fasullo, si allontanerebbe tanta gente. Io porto un esempio per chiudere del ciclismo. Il ciclismo io penso sia uno degli sport più belli che ci sono, lo può capire solo chi pratica il ciclismo. Però il ciclismo purtroppo è stato abbattuto, quello italiano praticamente annientato dallo scandalo del doping. Ecco, nel calcio questo scandalo non c'è, non l'ha mai toccato o minimamente, e le scommesse stanno veramente minando la credibilità di questo sport. Io mi auguro per tutti che veramente tutti noi addetti ai lavori prendiamo coscienza del fatto di allontanare i millantatori, gente che non ha nulla a che fare col mondo del calcio ma che solamente vive di questo espediente, da tutto il movimento del calcio. Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Da oggi anche a Montesilvano, in corso Umberto I, 143. Dopo aver ringraziato la Maico di Pescara e l'immobiliare Lamante, veniamo a parlare con il premio della critica di questa 21esima edizione del Miglior Biancazzurro, Matteo Politano. È bello essere qui, però si poteva festeggiare in una circostanza migliore, perché avete davvero sfiorato la Serie A dopo aver dominato lo spareggio con il Bologna. Peccato. Sì, sicuramente siamo ancora rammaricati dal risultato che è uscito a Bologna, anche perché abbiamo perso con due pareggi, con tre traverse, secondo me due rigori netti, quindi
è ancora più brutto uscire così, però comunque noi usciamo a testa alta perché abbiamo dimostrato di aver dato tutto fino all'ultimo, quindi anche se non siamo riusciti a superare il traguardo, però siamo contenti della nostra stagione. Un Pescara trasformato dalla cura Oddo, ma che cosa vi ha fatto Oddo? Ma io penso che comunque questa squadra è sempre stata forte, comunque nell'ultimo periodo magari eravamo un po' insicuri di noi stessi, mentre quando è arrivato Mister Oddo ci ha dato delle certezze, ci ha rifatto sentire quelli che eravamo prima, quindi è stato quello secondo me che ci ha portato arrivare fino in finale playoff. Ormai possiamo giocare a carte scoperte, come si suol dire, caro Matteo Politano. Una stagione troppo altalenante, delle partite eccezionali ad altre deludenti. Questo perché? Ma questo non se lo spiegavamo anche noi, perché comunque facciamo delle partite da 10, poi da 2, poi da 5. Comunque era sempre, non sapevi mai quello che ti aspettava in una partita, perché eravamo capaci magari di fare 3 gol alla Frosinone e poi andare a Varese già retrocessa e perdere. Quindi in questo campionato abbiamo avuto questi alti e bassi e sinceramente non ce lo siamo spiegati neanche noi. Che campionato di Serie B è stato per il resto? Molti hanno detto abbastanza mediocre. Ma sicuramente il campionato si è svolto molto su ritmi alti e comunque le due squadre sono salite dirette perché comunque facevano poco calcio e più palla lunga, come si dice, pedalare. Comunque erano molto forti in difesa e comunque in Serie B non prendere gol già fa la differenza. Secondo il diretto interessato, dove si è visto il miglior Politano quest'anno? In quale partita? Ma comunque ci sono state qualche partita nei playoff, penso sia stata Perugia comunque, dove ho fatto un'ottima partita, ma comunque sono molto contento di quasi tutte le partite che ho fatto, comunque dispiace non essere arrivati in un sogno. Dove sarà il futuro di Politano? Ma io ancora non so niente, perché comunque entro il 25 Roma e Pescara dovranno decidere il mio futuro, quindi magari o sarò tutto del Pescara o sarò tutto della Roma, questo non lo so perché non dipende da me. Il premio che hai ricevuto è un premio che porta fortuna, tu a chi lo dedichi? Ma come ho già detto, particolarmente a me, però comunque alla mia ragazza, alla mia famiglia, a tutti quanti le persone che comunque quest'anno mi sono state vicino. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Secondo me abbiamo meritato la Serie A a mani basse perché nei playoff abbiamo dimostrato di essere comunque una squadra superiore alle altre, perché per Perugia in svantaggio avevamo solo un risultato, andiamo sotto e abbiamo ribaltato in semplicità, comunque potevamo anche fare il 3-1 e il 4-1. A Vicenza è una squadra molto forte e anche lì abbiamo secondo me dominato, poi con il Bologna anche con un po' di stanchezza, ma con grandi opportunità sia all'andata che al ritorno, e comunque all'andata il palo, la traversa di Federico, il rigore che è clamoroso sia all'andata che al ritorno, poi comunque gli episodi pesano e vanno a incidere sul risultato finale. Ecco, un finale abbiamo detto straordinario da parte vostra, Oddo ha avuto il grande merito di rivitalizzare la squadra ma anche l'ambiente, insomma una situazione completamente cambiata e capovolta rispetto ai primi 7-8 mesi, se vogliamo. Sì, assolutamente sì, complimenti vanno fatti al mister, comunque ha saputo riprenderci in un periodo molto difficile per noi dove sicuramente non ci sentivamo forti, non ci sentivamo capaci di magari di fare 2 passaggi di fila, magari non ci venivano le cose, invece lui è stato molto bravo con pochi giorni a darci quei pochi concetti per farci ritornare le nostre sicurezze, infatti dopo si è visto in campo. Anche Matteo Politano, insomma, stagione da ricordare, 6 gol come lo scorso anno, in più rispetto allo scorso anno hai completato il tuo bagaglio, se vogliamo, di conoscenze, perché adesso per esempio sai fare molto di più la fase difensiva rispetto allo scorso anno. Sì, sicuramente sono molto contento di questo campionato. Comunque voglio ringraziare il mister Baroni comunque della possibilità che mi ha dato, comunque ho sempre giocato con lui e mi ha fatto crescere moltissimo perché mi ha imparato comunque a fare le 2 fasi, quindi adesso diciamo che sono molto migliorato in confronto all'anno scorso, e poi anche un ringraziamento comunque a Oddo che mi ha continuato a dare la fiducia che aveva dato Baroni. Mi piacerebbe rimanere a Pescara, è chiaro che questo è un discorso
diciamo così, molto particolare, perché tu sei ancora in comproprietà con la Roma. Il 25 giugno sapremo, il 25 giugno capiremo quale sarà il suo futuro, il tuo futuro, però insomma in cuor tuo qual è la tua volontà? Ma sicuramente innanzitutto pensare comunque a questa comproprietà che si dovrà risolvere. Poi comunque se mi dovessi comprare il Pescara penserei comunque di rimanere qui, ma non saprei se riuscirei a rifiutare le richieste dalla Serie A, perché comunque resta il sogno di ogni giocatore. E viva la sincerità, anche sì, perché insomma ti sei messo in evidenza anche quest'anno, sei cresciuto tantissimo, hai soltanto 22 anni, soltanto Di Biagio non si è accorto di te? Eh? Beh sì, solo lui... Purtroppo non è stata... Cioè, non gli devi essere molto simpatico. Boh, non lo so, comunque accetto comunque la non convocazione, spero per loro che comunque arrivino fino alla fine. Un saluto ai tifosi del Pescara, che sia un arrivederci però. Ciao, grazie a tutti per l'affetto che ci avete dato, speriamo di vederci presto. Prove tecniche di udito. Maico. Dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Premiato con 100 bottiglie di vino Tenuta San Raffaele e 100 bottiglie di birra Land Beer Federico Melchiorri, il gioiello bianco-azzurro votato all'unanimità dalla stampa sportiva specializzata. Intanto ricevere questo premio, che effetto ti fa? È una gran bella soddisfazione. Dopo un'annata altrettanto soddisfacente sono contentissimo di ricevere questo premio. Peccato però che si poteva festeggiare Federico Melchiorri in ben altre circostanze. Beh sì, purtroppo abbiamo chiuso così, però siamo soddisfatti delle prestazioni della squadra e dei risultati ottenuti comunque. Avete schiacciato letteralmente il Bologna, ma se potessi tornare indietro, che cosa potresti dire ai tuoi compagni per cercare di vincere la partita? Ma nulla, la possiamo rigiocare 100 volte, la vinciamo 100 volte. Cos'è quest'anno che non è andato? Perché una squadra che ha giocato in maniera altalenante, avete alternato momenti di gioco esaltanti ad altri senz'altro da dimenticare. Ma non c'è una spiegazione, non la sappiamo. Abbiamo avuto questi alti e bassi e siamo riusciti a toglierli solo in alcune frangenti di questo campionato. Abbiamo trovato la soluzione non pensandoci e concentrandoci di partita in partita per dare il nostro massimo. Adesso si può dire ormai a giochi fatti, cos'è che non andava in Marco Baroni, nell'allenatore che è stato sostituito, come tutti sanno, da Massimo Oddo? Ma sinceramente non vedevo molte lacune nel mister, perché è molto preparato, molto, molto affamato di calcio, diciamo, quindi... ha studiato molto per questo ruolo che ricopre. Non lo so, forse qualche giocatore lasciato fuori un po' troppo, magari ha aumentato un po' il malcontento che poi in campo si dilaga un pochetto forse, ma non nel mio caso, in ogni caso. Facendo corsi e ricorsi storici, qualcuno ha anche detto che Melchiorri ha sentito oltre misura la partenza di Maniero, è vero? Ma forse all'inizio, perché avevamo trovato un buon feeling e quindi mi mancava magari un giocatore come Maniero che potesse darmi supporto. Però piano piano, iniziando a conoscere i nuovi compagni e continuando a giocarci, abbiamo trovato un gran feeling anche con gli altri. Chiudi con 14 reti all'attivo e diversi legni che purtroppo gridano ancora vendetta. Sei soddisfatto personalmente? Sì, sono soddisfattissimo del mio anno, della mia annata. Una traversa in meno mi sarebbe piaciuta di più, però... Una rete in più. Una rete in più, però purtroppo anche quello fa parte del gioco. I giornali hanno scritto che Melchiorri ha scoperto una sua seconda giovinezza, è vero qui a Pescara? Ma sicuramente, mi sento rinato, dato che non trovo problemi qua, ci sono solo fattori positivi, una bella città, una bella società, un gran gruppo, belle persone, la mentalità, l'ambiente, mi piace tutto, quindi sì.
Una carriera davvero molto strana, per certi versi anche sfortunata. Nel 2006 con il Siena già eri in Serie A ed eri uno degli astri nascenti del calcio italiano. Hai avuto delle vicissitudini purtroppo. Ecco, che cosa ti senti di dire? Ma nulla, che se ci sono dei problemi non c'è da battersi e c'è da ricominciare, da rimboccarsi le maniche, perché poi le occasioni ricapitano, bisogna essere pronti a coglierle. Nei momenti più difficili della tua vita professionale chi ti è stato più vicino? Ma sicuramente la mia famiglia, mio padre, mia madre, i miei fratelli sicuramente, no? Non mi hanno mai abbandonato in nessun senso, sono sempre stato il mio supporto e li ringrazio molto. Hai lavorato con diversi allenatori, chi ti ha dato di più? Ma io ho preso sempre un po' da tutti, ad alcuni un po' di più, ad alcuni un po' di meno, non mi piace specificare qualcuno. Resterai a Pescara? Per ora io ho 3 anni, quindi si vedrà, penso di sì per il momento. Il premio a chi lo dedichi? Ma lo dedico sempre alla mia famiglia, mettendoci dentro magari anche la mia ragazza che, e un po' anche ai miei procuratori, che molte le prenderanno loro, dai. In bocca al lupo. Grazie. Federico, è stata sicuramente una delusione fortissima per tutti, per l'ambiente, per la tifoseria. Ci vorrà un bel po' per smaltire, immagino. Sì, sicuramente siamo delusi per il risultato. Avevamo tante speranze, tanti sogni di arrivare finalmente a vincere questa partita e questo campionato. Però non è successo, ora piano piano ci riprendiamo, però rimaniamo comunque soddisfatti di tutto. Adesso le meritate le vacanze e poi si penserà al futuro. Intanto la domanda è d'obbligo: quale sarà il futuro di Melchiorre? Come ho sempre detto in questi giorni, non sto ascoltando nessuno, io ho pensato solo ai playoff, adesso un paio di giorni per riprendersi e poi iniziamo a valutare quello che ci si pone davanti. Anche perché insomma sei oggetto dei desiderata di parecchie squadre, Serie A soprattutto, a 28 anni chiaramente tutti fanno questo discorso, è difficile magari dire di no a una proposta che arriverà sicuramente da una squadra della massima serie. Intanto di certo io non so nulla, perché appunto ho tenuto proprio il cellulare spento, non ho risposto a nessuno e non ho fatto trabelare niente per non distrarmi. Sì, è normale, la Serie A non capita tutti i giorni, arrivarci col Pescara sarebbe stato la cosa più bella che poteva capitarmi, non è accaduto, ora valuteremo, non so nemmeno appunto se arriva qualche offerta, se è da tenere in considerazione, se siano fondate quelle che ho sentito, ora valuteremo. Diciamo così, te la butto lì come domanda. Tra un neopromosso Carpi e la possibilità invece di rimanere a Pescara come tutti vorrebbero, cosa sceglieresti? Ma guarda, ripeto, valuteremo quando ci saranno effettivamente queste offerte, tenendo comunque in considerazione sempre che tutte le cose che ci sono. Però ecco, io comunque a Pescara sto bene, no? Non lo metto in dubbio. L'ultima, che cosa rimane di questa stagione? Vabbè, tantissime cose. Intanto i tuoi gol dal punto di vista, diciamo, professionale, 14 in una stagione, è stata la migliore della tua carriera, che ti ha fatto conoscere, insomma, questa piazza ti ha fatto conoscere ancora di più agli sportivi, agli addetti ai lavori, alla gente che conta nel calcio, se vogliamo. Quindi soprattutto dal punto di vista professionale il massimo della gratificazione. Beh, sì, sicuramente a livello professionale è stata un'annata fantastica, sopra ogni aspettativa, e sono felicissimo davvero, da morire. E poi insomma anche a livello ambientale hai visto l'affetto nei tuoi riguardi da parte della gente? Sì, questa città ti fa vivere davvero un'annata bellissima. Già ieri sera che abbiamo incontrato i tifosi è stato delle sensazioni fantastiche e ringrazio tutti davvero per questa annata, per come ci hanno sostenuto, per come nonostante la sconfitta abbiamo comunque festeggiato, perché eravamo tutti uniti. Grazie. Tifosi e squadra. Grazie e complimenti ancora, Federico. Grazie a voi.
Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale, o addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Per un'estate da protagonista, iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico. Miss Adriatico. 337 91 71 11. 337 91 71 11. Manamana. 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 Manamana